Ciao ragazzi, io sono Sidney, benvenuti sul mio canale e sulla mia rubrica russoliana Appunti russi in italiano. Oggi vi mostro come ci tocca tornare dai genitori in Italia in questi tempi di chiusura dei confini, non per la pandemia, ma a causa, no, nemmeno della guerra, ma di. Perché in fondo altri confini sono aperti e la Russia può passare un po' tutti, ma a causa di questa russofobia dilagante. Oddio, forse è meglio che non dico queste stronzate, perché magari non è che ne capisco tanto di come funziona. Comunque, visto che in seguito alla guerra sono stati chiusi molti confini, non ci sono più voli diretti ed è diventato molto più difficile viaggiare dalla Russia verso l'Europa. Vi mostro come torno a casa dai miei genitori attraversando la frontiera estone. In questo momento mi trovo su un treno che sta andando a Pietroburgo da Mosca. È un vagone coupé. Un vagone coupé è un vagone di seconda classe. Racconta ai telespettatori che stai facendo. Ah, io? Ah, sto facendo il mio letto. E se sono chiamato al letto? C'è un piano un po' strano perché abbiamo messo le valigie là e anche se ho viaggiato nei Trius parecchio, particolarmente a San Pietroburgo. Se questo piano qua con questo posto per le valigie io l'ho visto, non me lo ricordo. In questo momento ci troviamo all'autostazione della Набережная Обводного канала a Pietroburgo, dalla quale parte il nostro autobus diretto a Marda. Mardu. A Mardu, non è l'accusativo di Marda. Vabbè, però noi dobbiamo scendere a Tallinn. Siamo arrivati a Pietroburgo alle 11 del mattino, ci siamo incontrati con il nostro amico, l'autobus parte alle 14.30 e arriva a Tallinn alle 21.15, se tutto va bene. Troviamo nella zona di confine. In realtà non è la prima volta che faccio un viaggio via terra, ma è la prima volta che attraverso un confine non europeo, con l'autobus. E quindi non mi è ben chiaro che cosa significa la zona di confine. I nostri passaporti sono stati controllati per la prima volta. E l'ufficiale russo, se ho capito bene, era un ufficiale russo, stranamente. Quando ha visto il mio passaporto italiano non mi ha chiesto nient'altro. Normalmente in aeroporto ti chiedono di far vedere la migration carta, migration card, e di far vedere anche il visto, il permesso di soggiorno. Quindi nel mio caso mi sarei aspettata che mi avessero chiesto se in assenza del permesso di soggiorno avessi un secondo passaporto. Invece no, mi hanno chiesto soltanto, cioè hanno visto il passaporto italiano e basta. Выйти в Норвегию. У кого пересадочные рейсы, кто торопится по времени, я рекомендую выйти здесь и перейти границу пешком, так как на автобусе очень долго занимает прохождение границы, и когда мы приедем в Таллин, я на данный момент сказать не могу. Это рекомендательный характер. Lato di quel ponte lì, dall'altro lato di quel ponte lì c'è l'Estonia e adesso delle persone stanno scendendo dall'autobus per attraversare il confine a piedi per fare in tempo a prendere l'aereo perché ci vuole molto più tempo per attraversare la frontiera in autobus. Magnet с видом на Эстонию, как тебе такое? Questo è il confine tra Ivangorod e Narva, cioè abbiamo appena superato il confine di Ivangorod.
Ivangorod e Ivangorod. Ieri, quando abbiamo attraversato la frontiera estone, ma anche la frontiera russa, in realtà non si poteva fare riprese. Soprattutto alla frontiera estone c'erano dei poster che invitavano a confessare di aver avuto contatti con membri dell'intelligence se qualcuno ti aveva chiesto di fotografare o di filmare la frontiera. Ой, там замок. О, как красиво. Надо было в Нарве. Mi ha preferito a un certo punto non rischiare di essere presa per una spia russa. Anche se ovviamente il mio intento era soltanto di farvi vedere come si viaggia via terra. Туалетные комнаты находятся также за ожиданием. Те, кто хочет выйти в Нарве, может сразу после паспортного контроля идти в город, не дожидаясь их остальных. La cosa interessante è che ci abbiamo messo circa 4 ore ad attraversare entrambe le frontiere e che sarebbe stato molto molto 2 ore e 40 minuti. No. Sì. Perché abbiamo incominciato ad attraversare la frontiera russa alle 5.40. Alle 17.49. Ok, e siamo usciti a Narva, siamo ripartiti da Narva alle 9.30. No, prima. Alle 9. 20.40. Siamo usciti, l'autobus quando è ripartito da Narva? No, anzi, 20.27. L'autobus non è ripartito da Narva alle 20.27. Il cancello è aperto. Vabbè, ma l'autobus non è ripartito, perché? Perché, no, questo comunque conta, perché il confine l'abbiamo attraversato già. Perché poi aspettavamo... Ma io questo stavo cercando di spiegare. Sì, ma comunque la frontiera 20-27 l'abbiamo già attraversato. Tutte e due. Quello che stavo cercando di dire è che se avessimo attraversato il confine a piedi probabilmente ce la saremmo sbrigata in un'oretta circa. Ci abbiamo messo 4 ore perché eravamo con un autobus, bisognava controllare tutte le persone sull'autobus, l'autobus, e ovviamente c'erano sull'autobus persone di nazionalità diversa. Una si portare al poteraschi. Chi siete? Dove andate? Cosa portate? Un fiorino. C'era una famiglia ucraina che, da come ho capito, stava cercando di richiedere lo status di rifugiati, e ci hanno messo un bel po' di tempo a compilare diversi moduli, a rispondere a un mare di domande. Cosa molto interessante, sia alla frontiera estone che quando siamo arrivati alla stazione degli autobus ieri sera, c'erano dei poster, purtroppo il mio cellulare si è scaricato, che davano il benvenuto ai rifugiati ucraini e indicavano a chi bisogna rivolgersi. Per questo motivo, oltre al fatto che eravamo con un pullman e quindi bisognava aspettare determinate procedure, ci abbiamo messo tutto questo tempo prima di ripartire da Narva. Abbiamo capito per il futuro che se rifaremo questo tipo di viaggio è molto più conveniente arrivare a Ivangorod in autobus, attraversare la frontiera a piedi e da Narva ripartire con un altro autobus per Tallinn. Non solo è più veloce in termini di tempo, è anche più economico. Quando abbiamo attraversato via terra la frontiera tra Russia ed Estonia, facevano passare prima ai cittadini ucraini e ai cittadini con un passaporto europeo. Di conseguenza io mi sono separata da Anton e ho fatto il controllo passaporti da sola, e poi ho dovuto aspettare in una camera che lui facesse il controllo passaporti e arrivasse, un pochino con la paura che succedesse qualcosa e non lo facessero passare e
E vabbè, che quindi proprio si è richiamata a salire in autobus da sola senza di lui. Ecco, in questo momento invece ci troviamo già sull'aereo che ci porta a Napoli da Tallinn, è un volo diretto. Per evitare di trapazzarci abbiamo fatto 2 giorni di sosta a Tallinn per vedere la città. Potrete vedere questa nostra avventura in un altro video.